Il testo di Isaia che viene proposto dalla liturgia di oggi è stato messo in musica quasi interamente nel Messiah di Handel. Abbiamo tuttavia selezionato questo brano perché ci parla della rivelazione della gloria di Dio. Sia la festa dell'Epifania, sia quella del battesimo di Gesù sono infatti momenti in cui Gesù viene manifestato al mondo intero. Handel compose questo brano con alcuni elementi molto caratterizzati. Un motivo che rappresenta la gloria, ma una gloria non trionfale, bensì lieve e radiosa. E un elemento che rappresenta la parola del Signore, che è il Cristo incarnato. Ma è anche una promessa immutabile, sottolineata dalle note lunghe e solenni che si contrappongono alla leggerezza dell'altro motivo. Si tratta del primo coro. Il coro è forse il protagonista musicale del Messiah di Handel e in questo brano viene valorizzata tutta la sua varietà timbrica. La lezione della scrittura policorale di Hassler non è stata dimenticata e qui troviamo una caratterizzazione molto forte dei motivi e dei timbri vocali contrapposti e accostati gli uni agli altri.